Io sono il presidente della Camera di Commercio italo-iraniana e oggi siamo nella sede dell'Unindustria del Lazio, quindi Roma più le altre province, e abbiamo discusso alla luce degli ultimi emendamenti, norme dell'Unione Europea per il boicott all'esportazione nel paese dell'Iran, come l'applicazione di queste norme possono ancora lasciare spazi perché l'interscambio commerciale con l'Iran possa sicuramente essere alimentato e possa sopravvivere. A questo appuntamento di oggi, anche con un po' di sorpresa, si sono presentate oltre 110 rappresentanti di imprese che dimostrano che non solo ci sono le imprese che hanno lavorato con il mercato e che tuttora stanno lavorando con il mercato iraniano con molte difficoltà, ma addirittura moltissime, più del 50%, sono imprese che vorrebbero lavorare con il mercato iraniano perché ritengono che perdere un mercato come quello iraniano in questo momento di crisi che abbiamo non è un lusso che ci possiamo permettere. Alessandro Scopetti, vicepresidente con delega all'internazionalizzazione di Unindustria. Posso dire che questa mattina io ho fatto da padrone di casa, ho fatto i saluti, però sarei stato volentieri dall'altra parte perché in qualità di imprenditore anch'io avevo necessità di capire alcune situazioni. Situazioni che poi alla fine si sono sviscerate, per cui diciamo che questo incontro è stato particolarmente vantaggioso per tutti coloro che già operano ma che vogliono approcciare a questo mercato che per noi è di vitale importanza. È un mercato molto ricco, è un mercato che ci può dare molte soddisfazioni, ma è ovvio che ci sono molti ostacoli e diciamo che la giornata di oggi è servita se non altro ad evidenziarli. Certo, non potevamo pensare oggi di poter risolvere i problemi, però diciamo che ne sono venuti fuori abbastanza, c'è molta carne al fuoco e chi di competenza poi li porterà nei tavoli giusti per cercare delle risoluzioni che ci possano permettere di lavorare. Chiediamo soltanto questo. Sono Flavio Basso di Chimitrade. La nostra società in passato importava 250-300 mila tonnellate di metanolo all'anno. Da marzo di quest'anno non è più possibile. Noi riteniamo che le sanzioni siano totalmente ingiuste e che oltre a penalizzare l'economia iraniana penalizzano quella italiana. Speriamo che le autorità in qualche modo cerchino di manlevare le imprese e ritornare allo status quo ante per rimuovere le sanzioni che ci sono in esse. حمید معصومی نژاد صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران اتحادیه صاحبان صنایع و حمید معصومی نژاد روم